negli episodi precedenti. Siamo arrivati a Dublino. Non ho capito una cosa. Questa è la mia cameretta. Gli italiani si fanno sempre notare, devo dire. Gli italiani the best. Salve, salvissimo, oggi è il 13 luglio, siamo al quarto giorno qua in Irlanda e oggi finalmente dovremo fare il laboratorio la mattina, di cui arte. Adesso faccio colazione, mi hanno già chiamato, devo andare. Dunque, let's go, andiamo al college. Finalmente a quattro giorni dal mio arrivo in terra irlandese avrei iniziato la mia vera e propria routine, che poi in realtà era una routine molto varia, sempre piena di sorprese, però comunque con almeno le lezioni e i laboratori regolari. Spostato 80 volte. Non so dove cacchio dovremmo fare questo laboratorio. Quella mattina avremmo fatto il primo laboratorio, che nel mio caso avevo scelto arte, il quale dovevamo andare da qualche parte a farlo, ma non capivamo dove. Ok, adesso siamo in questa scuola, sembra serio. In quando dopo diversi spostamenti siamo arrivati in una struttura che suppongo sia una vera e propria scuola. Ci siamo sistemati in un'aula e poi il nostro leader activities, Freddy, ci ha spiegato l'attività che saremmo andati a fare oggi. In the class now, we're going to decide a topic, create 8 questions. The questions cannot be one word answers. It has to be questions that make the people talk a lot. You have a good level of English, so I want some nice topics. In poche parole, dovevamo andare in giro per Ennis, la città in cui ci trovavamo, per fare delle interviste riguardo a un determinato argomento o topic che dovevamo decidere. Di conseguenza abbiamo scelto questo topic, che era il sistema scolastico in Irlanda, o comunque la scuola in generale, PS proposto io, molto interessante devo dire, dal quale abbiamo sviluppato delle domande da chiedere agli intervistati. La cosa più figa è che eravamo in gruppi con ragazzi di tutti i paesi diversi e ovviamente la sfida che sempre c'era durante tutte e due le settimane, ma soprattutto quando si lavora insieme, provare a capirsi anche se non tutti sono super specializzati in inglese, cercando poi ovviamente di imparare la lingua. Abbiamo scelto un topic e abbiamo scritto delle 8 domande che dovremmo andare a chiedere in giro per la città, però per iniziare andiamo dalla family host di una ragazza che è nel mio gruppo, che è abbastanza vicino alla scuola dove siamo. Eccoci qua. Ma prima di andare a girare per Ennis, abbiamo deciso di intervistare la host mom di una ragazza del mio gruppo, ma... Che dire, noi dovevamo fare un'intervista e ci siamo ritrovati a mangiare pane con fagioli e uova. E vabbè. E alla fine abbiamo fatto un'intervista, io mi sono scottato il palato con i fagioli, abbiamo intervistato la signora senza inquadrarla e direi che in realtà basta anche questa intervista. Se becchiamo qualcun altro di giovane lo intervistiamo, se no niente. E invece no, perché poi abbiamo trovato un altro ragazzo e l'abbiamo intervistato, e questa mi sa che è quella che presenteremo, perché è anche un po' più lunga. Che poi è stata l'intervista che abbiamo presentato di questo bambino, che ci ha raccontato come nelle scuole in Irlanda non esiste tanto il concetto di bullismo, e l'unico vero e proprio motivo per cui ti potrebbero discriminare o tra virgolette bullizzare è se non fai sport, che sicuramente bullizzare o discriminare è comunque una cosa negativa, però secondo me comunque è magari una cosa che ti potrebbe spronare a fare un qualcosa di buono, e direi che a livello di società è più sana, anche perché là sono fissati con qualsiasi sport. Poi pomeriggio dopo pranzo, lezione molto divertente. This one, what is this one? That's a D. Yeah, you can search, but you do it. Yeah, I draw it. Okay, okay. Yeah. Now you have to draw. Picture, okay. A picture. Abbiamo fatto un bellissimo cartellone. La prof è molto contenta, soprattutto perché I love my team with my son. This is my son. E la sera, dopo esserci docciati e aver mangiato a casa, siamo tornati in college per fare delle attività di diverso tipo. E direi anche un po' a nostro insaputo siamo stati catapultati in un laboratorio di percussioni, in cui con un maestro di batteria abbiamo suonato dei djembe, che per chi non lo sapesse sono dei tamburi africani. Molto figo, ma prima di andare via con un ragazzo italiano conosciuto là nel college nei primi giorni, siamo andati a suonare all'ultimo piano, dove c'era una stanzina con un pianoforte e la chitarra che suonavo io, per divertirci e intrattenere anche un po' di gente. Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Raga, che bella la musica, unisce tutti, anche se uno non capisce le parole per la lingua diversa. Vi dico, la musica, il cibo e lo sport uniscono, ve lo dico per esperienza. Qualsiasi etnia, qualsiasi tipologia di persone hanno un meccanismo per il quale uniscono. Okay.
però fammi una promessa. Però poi si è fatto tardi, il college stava chiudendo e sono tornato indietro a piedi con i miei conquilini spagnoli. Raga, pazzesco, prima abbiamo fatto un laboratorio dove ci ha fatto suonare dei tamburi, dei jam, ho spaccato là perché io suonavo batteria, adesso non la suono più. Però abbiamo fatto un trick insieme al prof, cioè insieme al teacher, e tanta roba. Non ero più abituato, però ho spaccato. E poi abbiamo suonato con un tipo di Pesaro, lui suonava il piano, io suonavo la chitarra e abbiamo spaccato, tanta roba raga, bello. Oggi quinto giorno, è venerdì 14 luglio 2023, nuovo giorno qua in Irlanda. Sono un po' stanco perché sono andato a letto alle 23, che in Italia sarebbe mezzanotte, perché è uscita la nuova canzone di Federico Felletti e volevo ascoltarla appena uscita. Adesso a colazione e si torna a scuola. Sono riuscito a stare per questa settimana. La mattina abbiamo i laboratori di arte nel mio caso e pomeriggio lezioni. In realtà è troppo divertente, non si capiva niente del nostro cartellone. Abbiamo fatto ridere tantissimo la professoressa, ma va bene così, è stato bellissimo. Però detto questo, andiamo. Sì, andiamo, e inoltre tutto con una bellissima giornata. Una giornata perce, cioè, della bella pioggia, dovrebbe piovere anche domani, ma si spera di meno, teoricamente. Intro e me la inizio a chillare con la chitarra. Mi ha detto di imparare una canzone, l'ho imparato. Poi dopo un po' immaginavo andassimo a fare il laboratorio come il giorno prima, ma... Si va al bullying. Invece abbiamo avuto la super sorpresa. E per l'amor del cielo, va benissimo. Poi sta a scuola in Italia. La mattina ti portano al bullying. E scopro, vi dico, nemmeno di essere troppo una frana. Mi sta battendo. E poi è finito con questa particolare experience. Adesso mi sembra di aver capito che facciamo il laser game. Abbiamo provato qualche altro gioco e poi siamo tornati in college. E durante la pausa pranzo con Pietro, il ragazzo con cui avevo suonato la sera prima, ci siamo messi a preparare bene qualche pezzo nel nostro solito covo all'ultimo piano. Ok, stiamo provando alcune canzoni che poi le suoniamo tutte insieme. Dai, adesso proviamo Perfect. Nel prossimo episodio. Sarebbe bello capire che cos'è questa roba qua, ma legato a star filtrato. Un organo gigante. Vestito dell'anno trovata. A Galway con stile.